eccoci qui con Katy, benvenuta. Olè. Benvenuta ad Occupy. Katy, questa mucca che abbiamo appena visto, da dove viene fuori? Questa mucca, vuoi sapere come si chiama? Vai. Si chiama Lulubelle Terza. Peggio di me. Beh, oddio, qua tra tutti coi nomi, ragazzi, insomma. Lulubelle Terza è una mucca che ha veramente rappresentato una generazione, quella degli anni 70, ma soprattutto è la copertina del quinto disco dei Pink Floyd, Atom Heart Mother. Quindi, ragazzi, veramente una mucca importante per la storia del rock universale. Universale. Allora, sì, visto che parliamo di musica rock e tu sei qui in studio, è arrivato il tuo momento, quindi a te la palla. Oh, Katy, grazie. Bene, infatti, anche se da oggi veniamo ospitati all'interno di Occupy, la musica che vi abbiamo sempre passato non cambia. Infatti vedremo le ultime novità, i grandi classici, i nomi nuovi dell'indie e dell'elettronica. Ma soprattutto per questa prima settimana ci occuperemo dei Garbage in vivo, perché sono stati qui a proprio a DJ e quindi, insomma, andremo a sondare un pochettino la loro storia e il loro nuovo percorso. Io direi di iniziare subitissimo con il rock esplosivo degli You Me at Six, direttamente dal Regno Unito. Ed è in effetti un gran bel periodo per gli You Me at Six. Il loro secondo album ormai è uscito da qualche mese. Col terzo singolo stanno spopolando e raccogliendo consensi a tutto spiano, quindi veramente zero preoccupazioni. In più è notizia ufficiale da qualche giorno che abbiano ricevuto ben 5 nomination per i Kerrang Awards, tra l'altro miglior singolo proprio No One Does It Better. Quindi direi che, insomma, male tutto questo non è. Io a questo punto vi dico che se vi piace il loro sound, se li volete supportare, andate su kerrang.com e il gioco è fatto. A questo punto passiamo dall'altra parte dell'oceano, da Alex Winston. Poi chi lo sa se Alex Winston per questo video si è fatta la barba. No, scusate, stavo parlando tra me e me. In realtà la domanda sembra particolare e strana, ma è semplicissima la risposta. Se voi andate infatti sul sito ufficiale della bellissima cantante americana, trovate esattamente la foto che vedete in grafica. E questa foto, dovete ammettermi, che è alquanto particolare. A proposito di particolarità ed originalità, io vi dico che anche Yuxek, coi suoi colori sgargianti, non scherza per nulla. Bentornati a Rock DJ. Tra l'altro, ragazzi, prima volta nella storia in diretta Rock DJ qui su DJ TV, per cui questa è un'emozione enorme. A proposito di storia, la Scozia ci ha sempre regalato dei momenti meravigliosi per la musica. Se pensiamo ad esempio agli anni 80 con i Simple Minds, oppure agli anni 90 con i Belle and Sebastian e subito dopo i Garbage. Poi all'inizio del 2000 il testimone passa ai Franz Ferdinand, che con un indie diretto e carico hanno fatto ballare veramente i club di tutto il mondo. Nel loro secondo album però, You Could Have It So Much Better, ricordiamo un sound e un brano un pochettino più amaro e malinconico, Walk Away, che diventa la nostra DJ Stories di oggi pomeriggio. E a questo punto vi dico, chi non si ricorda la frangetta indie di Alex Capranos? Chi? Settimane fa, il 1° maggio, c'è stato il concerto in Piazza San Giovanni a Roma e come tutti gli anni sono scattate polemiche per interruzioni, problemi tecnici, chi più ne ha più ne metta, addirittura, pensate, non sono neanche riusciti a far suonare, a far esibire gli After Hours. Vabbè, la sorpresa però del giorno sono stati Young the Giant Live, che veramente hanno sorpreso e continuano ad affermarsi e a confermarsi di essere una delle pop rock band meglio riuscite degli ultimi anni. Se ci pensiamo bene, assomigliano un pochettino ai Coldplay play degli inizi, però io dico che secondo me, non avendo messo Rihanna nel loro album, hanno fatto un gesto che non è da poco. La troupe di Rock DJ qualche giorno fa ha incontrato cantante e bassista degli Young the Giant. Nelle prossime settimane vi faremo vedere che ci hanno detto. Nel frattempo vi anticipo che sono dei bravissimi ragazzi, tutto a posto, però sanno il fatto loro, quindi stateci all'occhio. Ora invece torniamo in Italia, precisamente da Bugo. Siamo al terzo singolo del suo disco, chiamato Nuovi rimedi per la miopia. Già ci ricordiamo col primo singolo, insomma, che c'era stata questa dedica meravigliosa alla moglie, e con il terzo singolo, Comunque io cerco te, il romanticismo rimane fortemente nell'aria. A questo punto vi consiglio di andarlo a supportare il 16 giugno in quel di un festival che tutti gli anni si ripropone qui a Milano, quindi il Miami Festival. Se avete voglia di bella musica e aria aperta, quello è il posto che fa per voi. 16 giugno.
E qualche giorno fa Shirley Manson, cantante leader dei Garbage, è passata a trovarci qui a DJ. Noi l'abbiamo fermata, le abbiamo chiesto se fosse possibile farle qualche domanda e pensate un po', ci siamo anche riusciti. Tra l'altro i Garbage, dopo il grandissimo successo degli anni 90, hanno avuto un momento in cui si sono un po' arenati e hanno perso un po' la strada. Questo momento è durato 7 anni, che per una band è tantissimo. Ora però sono tornati con un nuovo singolo, Blood for Puppies, direttamente dal disco Not Your Kind of People. Chissà com'è stato rimettersi insieme dopo così tanto tempo. Guardiamo. I Garbage sono una band che tra l'altro ha utilizzato tantissimo la tecnica del bianco e nero nei loro video. Un'altra band, un altro progetto che utilizza il black and white totale, prende la firma, vede la firma dei Mojomatics, duo di Venezia che oramai da 10 anni si gira l'Italia e i palchi di tutto lo stivale. Tra l'altro da un mese è uscito il loro quarto album, You're the Reason for My Troubles, con il quale appunto hanno fatto uscire l'omonimo singolo. Andiamocela a vedere. Ciao ragazzi, per oggi Rock DJ si ferma qui. Prima di ridare le chiavi dello studio a Winti, vi ricordo però un sacco di cose importantissime. Ci potete e dovete contattare via mail per segnalare i vostri gruppi, le vostre band, i concerti, gli eventi, le serate, come vi chiamate, quanti anni avete, quello che vi pare, basta che lo fate, appunto, lo facciate alla nostra email, oppure sul nostro Twitter, oppure sulla nostra pagina Facebook. Tanto abbiamo la soluzione a tutto, che si chiama Paolo, perché noi prendiamo Paolo, lo chiudiamo, andiamo in questo studio 24 ore su 24 e lui si occuperà di voi, per cui fatelo. Tra l'altro vi ricordo che dopo un breve periodo di pausa riprendiamo con le UJ, per cui date assolutamente sfogo alla vostra fantasia e mandateci 3 videoclip che vorreste rivedere e noi, con calma e con tutta la pazienza del caso, vi riprendiamo le richieste e piano piano accontenteremo tutti. Detto questo, io vi saluto, ci vediamo domani con la seconda parte dell'intervista ai Garbage e adesso invece vi lancio un video di Maria Antonietta, vi voglio già bene come se foste ospiti in casa mia. Ciao!